Ritorniamo in studio, questa sera alle 19, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, nell'omonima chiesetta campestre, regione Gutierrez, Arenoso, si terrà alle 18 la messa e la benedizione del fuoco, domani la messa sarà alle 11, seguita poi dalla processione per la Madonna dei Campi. Ed ora allo sport, calcio eccellenza, domani è in programma la diciannovesima giornata di campionato, la quarta del girone di ritorno. L'Algerova Villa Puzzu per affrontare il Porto Corallo, il Fertili in emergenza ospita il Mariotti il Muravera. Diciannovesima giornata nel campionato di eccellenza, il turno di domani è il quarto del girone di ritorno. Dopo il buon pari con la capolista Taloro Gavoi, l'Alghero di Gigi Nuoto sarà impegnata sul campo del Porto Corallo, una partita importante come del resto tutte quante ai fini della classifica. I giallorossi sono infatti quartultimi con 18 punti a più 7 da Carbonia e Pula. Gli avversari di punti ne hanno invece 30 e sono stati anche i primi in classifica per alcune giornate. All'andata erano stati proprio i propri Cagliaritani ad avere la meglio al Mario. Battendo i catalani per 3-1, ma molto è cambiato dal girone d'andata. Non saranno della partita Fabrizio Nuoto squalificato e Stefano Tedde infortunato. Levrini e Urgias invece non sono al meglio e la loro presenza è ancora in forze. Dopo il pareggio a reti bianche con il Carbonia, gara caratterizzata per lo più dal brutto scontro occorso a Sini e Ledda, finiti entrambi all'ospedale, il Fertilia si prepara ad ospitare al Mariotti il Muravera. All'andata i Canarini hanno vinto lo scontro in casa avversaria per 3 a 1. La classifica vede la formazione di Mr. Pava al terzo posto della classifica, quota 32 punti. Gli avversari dell'ex Cagliari Lulu Olivera stanno invece sotto di soli 4. Non sarà un impegno semplice per il Fertilia, che scenderà in campo con diverse assenze, come quelle di Ledda, Puddu, Santona, Letizia e Gnani squalificato. 138 convocati saranno presenti dunque numerosi giovani. Appuntamento per domani alle 15 al Mariotti. Ancora il calcio, in seconda categoria si gioca lo stesso, la quarta giornata di ritorno del campionato, parliamo come di consueto del girone G dove militano Pietraia e Maristella. La formazione di Mister Nando Corredo duce da una sconfitta per 2 0 sul campo del Florinas è sempre seconda in classifica, ma a meno 5 punti dalla vetta occupata a 39 lunghezze dall'Atletico Uri. Domani il calendario prevede per gli algrisi la gara in casa con la Lanteri che occupa le zone basse della classifica. Non è certo un buon momento per la Pietraia che non ha cominciato al meglio questo girone di ritorno mettendo insieme due sconfitti e un pareggio. Impegno casalingo anche per il Maristella, la formazione di Mister Bardini che nello scorso turno ha perso per 3-2 sul campo del Siligo è attesa dalla partita interna che lo porrà al Florinaster, terzo ultimo della classe. La squadra bianco-verde deve tornare alla vittoria per non perdere contatto con il gruppo di testa. Si trova infatti in quarta posizione con 28 punti. Passiamo al rugby, si apre con una trasferta in terra veneta, il girone di ritorno dell'Amatori. Domani alle 14.30 sul campo del Valpolicella. Si giocherà un vero e proprio scontro diretto per la terza posizione. Staremo a vedere se, dopo la pesante sconfitta sul campo della capolista Colorno, le Aquile giallonere troveranno pronto riscatto. Dopo la pesante sconfitta con la capolista Colorno per 48-5, l'amatore innovaco Alghero si prepara ad affrontare la trasferta Veneta che la porterà a giocare sul campo del Valpolicella, terza della classe. Quella di domani è la prima giornata del girone di ritorno. È necessario fare risultato anche perché, vista la classifica corta, bisogna restare attaccati al gruppo di testa. Non sarà però facile visto che anche il Valpolicella è intenzionato a proseguire la sua corsa al vertice. Oltretutto sono diversi gli acciacchi con cui si troverà a fare i conti l'allenatore e giocatore Gert Pins, in forse soprattutto il Tongano Tapu. Sarà della rosa però Daniele Franchin che rientra dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi circa. Sono cinque i punti che dividono le due squadre in classifica. Il sorpasso dei Veneti è avvenuto proprio dopo la sconfitta degli Algresi a Colorno, ma la squadra giallonera ha dimostrato in tutto il girone di andata di non temere le altre compagine di poter battere squadre forti, soprattutto nell'organico. Staremo a vedere se il 15 catalano riuscirà a portarsi via punti importanti dal campo del Valpolicella, riavvicinandolo o addirittura salendo pari punti. Il basket, questa sera alle 19. Il Palacorbi ospiterà Mercedes-Basket Alghero-Manzi-Estintori Cremona. Match valido per la sedicesima giornata, terza di ritorno del girone nord del campionato di Serie a 2 di pallacanestro femminile. Le padrone di casa, settime solitarie, dopo aver vinto 52-65 il derby regionale disputato sul parquet della Virtus Cagliari, ricevono le lombarde, terzultime della classe, reduci dalla sconfitta 43-76 a domicilio, subita per mano della, capoli, della vice capolista, scusate, fila San Martino di Lupari. Coach Cao dovrà scegliere il quintetto, tenendo conto dei fastidi fisici assortiti che stanno limitando alcune atlete, ma cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare i due punti in palio. All'andata era stata la Mercedes a vincere per 55-70. Arbitreranno l'incontro Giuseppe Scarfò di Reggio Calabria ed Alessio Sansone di Latina. Ed è davvero tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.